governo italiano, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. 22 giorni dopo, l'8 settembre 1943, data dell'armistizio tra gli anglo-americani e l'Italia che aveva perso la guerra, Giorgio La Pira riceveva la tessera personale di riconoscimento numero 4858, rilasciata dal governatorato della Città del Vaticano. La Pira diventava ufficialmente collaboratore dell'Osservatore Romano, una tessera che conferma il rapporto fiduciario tra La Pira e Pio XII, ma soprattutto l'amicizia con Giovan Battista Montini, sostituto della segreteria di Stato e futuro Paolo VI. L'Italia, dopo il programma del governo Badoglio e la fuga di re Vittorio Emanuele III a Brindisi, era divisa in due. Gli alleati risalivano la penisola dopo lo sbarco in Sicilia, mentre i nazifascisti, ripiegando, mettevano a segno razzie e uccisioni contro persone e intere comunità. Nel mirino anche intellettuali, giornalisti e scrittori, che avevano espresso chiaramente il loro dissenso verso il fascismo e la sua ideologia. La Pira era tra questi. Il 6 gennaio 1939, 8 mesi prima lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il futuro padre costituente, sindaco di Firenze, sulle colonne del quotidiano della Santa Sede, aveva scritto un articolo a pagina 4 dal titolo Contrasti, in cui sottolineava il suo no alla guerra. La Pira proseguiva nella sua fervida attività pubblicistica tesa a contrastare le tendenze belliciste e razziali del tempo. Ostile ai totalitarismi e alla guerra, più volte e in più articoli su diverse riviste come il Frontespizio e Principi, senza mai citare il fascismo attraverso riflessioni teologiche e filosofiche, condannava il regime mussoliniano, facendo appello ai valori di libertà, fatti che portarono il futuro sindaco di Firenze a rifugiarsi tra le mura leonine e al rilascio della tessera di collaboratore dell'Osservatore Romano da parte del Vaticano.